Francesco Tupisco è il mister dello Sporting Vallone. Dopo il 7-0, mister, questa squadra ha tirato fuori l'orgoglio, la grinta, la rabbia, il cuore, un po' di tutto contro la capolista d'Attilo. Ne esce fuori 1-1. Una sua analisi. Credo che la parola più adatta sia resilienza per questa squadra. Dove abbiamo toccato il fondo domenica scorsa e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, una squadra che quando vuole gioca a pallone. Quindi bisogna fare complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione contro una signora squadra. Ecco, un 7-0 già dimenticato, oggi se avevi una prima punta che ti è mancata forse usciva fuori qualcosina in più. No, con i sé e con i ma non si va da nessuna parte. E oggi abbiamo visto una squadra che ha iniziato a pressare dal primo momento, dal primo minuto, e ha attaccato bene la profondità, riusciva a giocare quando con palleggio, riusciva a fare delle trame di gioco importanti. Quindi ho rivisto la mia squadra dove noi lavoriamo ogni giorno per cercare di migliorare e di crescere. Eppure oggi hai schierato un 4-3-3 proprio perché volevi vincere la partita. Sì, i sistemi di gioco sono numeri, è l'interpretazione quella che conta. Oggi la squadra ha interpretato bene tutto quello che c'era da fare, tutti i movimenti, i sincronismi, gli attacchi, i posizionamenti, e quindi bisogna fare complimenti e spero, mi auguro che questa sia la prima di una lunga scia di prestazioni all'altezza. Domenica arriva il CUS Palermo. Sì, ma noi lo sappiamo, tutte le partite saranno difficili, per un motivo o per un altro incontreremo squadre che hanno degli obiettivi, quindi anche domenica prossima sarà un'altra battaglia. Francesco Tudisco è il mister dello Sporting Vallone per penalty di Ettore Tortorici, gol del 78. Mister Ignazio Chianetta, dopo Sporting Vallone Dattilo 1-1, mister, una bella partita combattutissima, ma esce fuori un pareggio. Sì, esce fuori un pareggio. Ci prendiamo questo punto perché reputo che sia un campo difficile. Oggi Vallone ha fatto una grande prestazione. Noi magari per certi versi non abbiamo, ultimamente non siamo quelli che io conosco. Oggi avevamo pure qualche assenza importante, Nigro, Rallo, qualcuno acciaccato che ha dovuto stringere i denti, ma questo non deve essere un alibi, anzi. Ci portiamo a questo punto, rimane tutto invariato, una partita in meno, ancora ci sono 9 battaglie e dobbiamo essere bravi a domenica a ripartire subito in casa perché abbiamo uno scontro difficile contro un'altra ottima squadra che è Castellammare. Faccio i complimenti per l'accoglienza qui a Vallone, gli auguro un grosso in bocca al lupo e spero che possano raggiungere i propri obiettivi. Ci siamo di passo, ragazzi, andiamo. Incomincia Sporting Vallone Dattilo. Oh!
Fuori gioco di Davide Testa, gol annullato al dattilo. Il dattilo, dattilo in vantaggio contro lo Sporting Vallone. Ha pareggiato lo Sporting Vallone. Appena segnato lo Sporting Vallone con Pelassier direttamente da calcio di punizione, adesso l'azione d'attacco del dattilo. Ammonizione per Palazzo. Bravo! Che cazzo di gioco? Ehi! Vai!